Al tempo degli omicidi irrisolti, dei signori dei finti alibi e dei PM che spadroneggiavano in una terra in tumulto, il genere umano invocava il soccorso di un eroe per riconquistare la verità. Finalmente arrivò Luciano Garofano, l'invincibile colonnello dei RIS di Parma, forgiato dal fuoco di mille perizie scientifiche. La lotta per la verità, gli sfrenati DNA, gli intrighi, i tradimenti furono affrontati con indomito coraggio da colui che solo poteva trovare le prove. Buonasera, buonasera a tutti, personcione del crimine, benvenuti nell'unico canale True Crime gestito da una criminale. Possiamo iniziare con il caso di oggi? So che lo aspettavate da tanto, me lo avete chiesto da tanto, il caso della povera Desiree, e vi dico che è davvero una storia terrificante, soprattutto perché credo sia tra gli omicidi più sanguinosi, nel senso proprio di brutalità e violenza di quegli anni, considerato anche che la vittima era veramente una bambina. Stiamo parlando di una neo-quattordicenne, e gli assassini altrettanto, addirittura c'era un tredicenne tra gli assassini, quindi proprio giovani mostri, piccoli grandi mostri come li ho chiamati. Anche Silvia ne ha parlato sul suo canale, ha fatto un bellissimo video, e quindi niente, adesso io sono qua, ve lo racconto. Vi presento Desiree. Ma guardatela quant'era carina. Cioè, proprio una bambina. Io non so se vi ricordate quell'età lì, o se magari qualcuno di voi mi sta seguendo che ha proprio quest'età. Cioè, il passaggio tra i 13 e i 14 anni, quella fase della vita nella quale non sai chi sei, lo stai cercando di comprendere, hai capito che forse ti piace l'altro sesso, lo stesso sesso, comunque cominci ad avere i primi interessi, ci tieni magari anche a piacere, no? Agli altri, e tante volte si finisce purtroppo a assecondare persone pur di in qualche modo avere un ruolo nel mondo, ma è normalissimo. E la piccola Desiree ha semplicemente dato fiducia a quelli che erano i suoi vicini di casa, perché stiamo parlando di bestie che erano tutti in via Romagna lì a Leno, no? Siamo a Leno, in provincia di Brescia. Si consuma tutto effettivamente in via Romagna, dove abitava lei con la sua famiglia e dove abitavano anche quei ragazzini maledetti che hanno avuto la sventurata idea di prenderla con la forza. Poi vedremo bene i dettagli di questo caso. Se un bambino si comporta in maniera crudele, sia verso i compagni o verso gli animali o verso le cose, perché anche un bambino che distrugge i giocattoli non sta proprio bene, non bisogna puntare il dito con quello è un mostro, mettiamolo da parte. Andrebbe aiutato finché sia in tempo, perché poi il mostro lo diventerà molto probabilmente. E insomma, la prevenzione è sempre meglio della cura, come si suol dire. In età preponderale sono senza filtri, se sono violenti lo dimostrano senza problemi. Esatto, infatti è lì che lo dimostrano, ed è proprio lì che tu puoi andare ad agire, quando non hanno problemi a mostrarlo. Invece quando imparano le norme sociali e magari si fanno anche furbi, hanno un alto QI e riescono a mimetizzare, no, le loro intenzioni malvagie con una maschera di perbenismo, poi diventa anche molto più difficile andare ad agire. Allora, la storia inizia sabato 28 settembre 2002, che è il giorno maledetto in cui Desiree scompare. Alle 19 la famiglia di Desiree, cioè Maurizio e Maria Grazia Piovanelli, che sono appunto i suoi genitori, si recano alla stazione dei carabinieri per denunciare la scomparsa della figlia. Loro hanno 4 figli, Desiree è la principessa di casa, diciamo, e insomma lei è scomparsa da 2 ore e vogliono sporgere denuncia. Desiree, tra l'altro, è una ragazzina piccolina, come vi dicevo, appena compiuto 14 anni, fa la prima liceo scientifico, ed era uscita di casa nel primo pomeriggio dicendo ai suoi che sarebbe andata a studiare a casa di un'amica.
E insomma, nessuno si era preoccupato perché lei, tra l'altro, era solita andare a studiare a casa di questa amica, studiare, giocare, passare il tempo, insomma, nel weekend. Quindi sono molto tranquilli. Il problema è che all'ora prevista Desiree non torna. E Desiree non era una ragazzina di quelle che faceva tardi o si ribellava o stava fuori oltre, guarda qual quadra che stai sul pezzo, o che dava delle preoccupazioni ai suoi. Anzi, era molto precisa e avvisava sempre se faceva tardi. Quindi insomma, sono passate solo 2 ore. I carabinieri cosa fanno? Cominciano a cercare di tranquillizzare questi genitori e cominciano a dirgli: ma sì, ma so ragazzi, dai, vabbè, 2 ore, che vuoi che sia, sarà scappata con qualche ragazzino, avrà fatto la bravata, anche perché chiaramente lei a casa dell'amica non c'era mai andata. E insomma, i genitori in realtà cominciano a scaldarsi perché cazzo, la conoscono loro figlia e non si comporta in questo modo. La fuitina non è proprio un comportamento da Desiree. Allontanamento volontario, esattamente, esattamente. Anche perché 2 ore di ritardo non sono mezz'oretta, che già è preoccupante, sono 2 ore, che può sembrare un lasso di tempo breve per un carabiniere che ha seguito dei casi di scomparsa da chissà quante ore o quanti giorni, però cavolo, cioè stiamo parlando di una minorenne, stiamo parlando praticamente di una bambina, cioè vabbè. Comunque i Piovanelli sono preoccupatissimi, chiaramente, passano 3 ore, si fanno le 20:20 e finalmente i carabinieri gli concedono di fare questa denuncia. Anche perché, raga, cioè loro stavano lì, non si sono mossi. Quindi se i carabinieri volevano in qualche modo liberarsi di loro, dicendo ma sì, ma vai, andate a casa, eccetera, avrebbero dovuto fare la denuncia. E l'hanno fatta. Oh, meno male. Insomma, i Piovanelli, adesso vi racconto un pochino chi sono, vi faccio un attimo di recap rispetto a questa famiglia. Sono una famiglia davvero normalissima, sono una famiglia per bene, il padre è un piccolo artigiano che lavorando, facendo gli straordinari, facendosi il culo, era riuscito anche a permettersi una bella villetta schiera. La mamma è una casalinga, tra l'altro aveva un bel da fare a crescere questi 4 figli. Io vorrei anche spezzare una lancia a favore delle mamme casalinghe, che purtroppo molte volte vengono mal viste, soprattutto negli ultimi tempi della serie: ah ma sì, te non stai a casa a non fare un cavolo, no? No, io vorrei veramente mandare un grande cuore a tutte quelle mamme che si sono dedicate ai loro figli e magari hanno in qualche modo dedicato anche il loro tempo e la loro energia alla loro crescita emotiva e al loro sviluppo come persone, al di là che fornirgli, diciamo, lo stretto necessario o anche più del necessario a livello pratico, a livello materiale, ecco. E quindi grazie a tutte le mamme casalinghe che si sono dedicate ai loro figli e magari li hanno cresciuti con tante attenzioni, di cui tanti figli invece avrebbero bisogno e non hanno. Comunque, i figli della famiglia di Desiree, insomma i fratelli di Desiree, si chiamano Ivano, che è il più grande, il fratellone, ha 16 anni, Michela, 9 anni, e Sharon, che ha 3 anni. Desiree era, diciamo, lì nel mezzo un pochino, era la secondogenita ed era la principessa di casa, una bambina molto educata, a modo, era una che andava bene a scuola, non ha mai dato problemi, amava la musica. Lei era tra l'altro carina, come potete vedere, stava diventando davvero una ragazza molto carina e cominciava ad essere formosa, cominciava ad avere le prime forme. Io non so a voi quando sono uscite le forme, a me non sono ancora uscite, le sto aspettando. Lei cominciava in quel periodo anche a rendersi conto, a essere consapevole del suo fascino, a essere consapevole del fatto che piaceva ai ragazzini e anche a lei piacevano i ragazzini, quindi c'aveva anche un po' un inciuccio con un altro ragazzino, ma niente di incredibile, raga, tutto a posto, cioè non era una che faceva chissà quali numeri da circo. Perché ve lo dico? Perché la povera Desiree, no, dopo quello che è successo, perché gli stronzi ci sono dappertutto, come vedete, c'è chi ha il coraggio veramente di dar contro a chiunque,
La povera Desiree è stata a lungo attaccata dalle voci, dai pettegolezzi di paese, eccetera, come una facile, come una poco di buono, che se non fosse stata così sicuramente non sarebbe successo quel che è successo. Maledetti stronzi, scusate, però maledetti stronzi, perché non si può nel 2002 ragionare in questa maniera. A parte che Desiree non era assolutamente una poco di buono e non era assolutamente una facile, anzi, considerata la dinamica dell'omicidio, capirete che non era per niente facile e forse qualcuno tipo io forse avrei ceduto. Lei ha lottato fino alla fine, ma vedremo. Due, se anche lo fosse stato, come cazzo vi permettete di giudicare una ragazza che ha perso la vita? In una condizione che, cioè, lei rimane una vittima, punto. No. Raga, nel 2002, non stiamo parlando del 1863, stiamo parlando del 2002. Cioè, io se l'è cercata, manco la professionista di strada se la va a cercare. Non se la va a cercare nessuno. Nessuno entra in macchina di qualcuno o entra in una casa con qualcuno dicendo ammazzami. Sì, perché io me lo merito. Da questa logica deve assolutamente uscire dalla mente della società. Non è possibile che nel 2002 ancora pensassero ste robe. E ancora adesso, ancora adesso. Perché io le nonne... Che poi penso sempre che sia un discorso da nonne, perché le nonne non si vergognano a dirlo perché c'hanno l'arterio. E quindi ormai le nonne sono tipo i nuovi bambini, e quindi hanno l'arterio, dicono tutto quello che pensano, hanno più i freni inibitori. E le ho sentite le nonne fare questi discorsi. Però dici, vabbè, sono le nonne, adesso tra 20 anni sarà finita anche sta generazione. E no, purtroppo quelli più giovani lo pensano e tacciono perché sanno che non si dice. Che già è una buona, come dire, già è un passo avanti. Però che schifo, comunque. È un'altra generazione, eh sì. Desiree era dolcissima, assolutamente una brava ragazza, infatti. Ma pure se non lo fosse stata, non era comunque una che si è andata a cercare. Io la do a tutti, quindi se mi uccide è una colpa mia perché mi piace il pene. No, infatti Livia, assolutamente. In Italia devo dire, purtroppo manca la mentalità di far partire le ricerche nel più breve tempo possibile. Non voglio generalizzare, sia chiaro. Ovvio, dipende anche dove vai, perché chiaramente pure i carabinieri sono esseri umani e come esseri umani hanno delle differenze soggettive l'uno dall'altro. Però è chiaro che ci sono anche tante volte delle, come dire, dei falsi allarmi, tantissimi falsi allarmi, e quando ci sono tanti falsi allarmi un po' il nostro cervello si abitua a dire vabbè sarà l'ennesimo, invece che allarmarti davvero tutte le volte come dovresti. Quindi sì, è anche un po' comprensibile dall'altra parte, ma non si dovrebbe mai operare in questo modo, chiaro. Daisy, la chiamiamo così, Desiree, perché la chiamavano tutti così, la piccola Daisy. Quel sabato torna da scuola alle 12:30 e pranza con la sua famiglia. Alle 13:30 sale in camera sua per fare i compiti e alle 14:30 scende per guardare la TV. Io non mi ricordo bene cosa c'era alle 14:30 nel 2002 in TV, ma mi pare di sabato, che c'era la Dragon Ball, Lupin, almeno Italia 1, perché io penso che anche lei guardasse quello. C'era Dragon Ball, Simpson. Sì, cosa c'era? Ai Simpson alle 14:30? Perché mi sarebbe piaciuto capire che cosa... Qual era l'ultima cosa che ho guardato in TV? One Piece. No, One Piece secondo me è arrivato dopo. Sì, è il 2002, raga. 14:30 i Simpson. Ah, i Simpson. Io sono certa che lei è scesa. Andato su a fare i compiti, è scesa e poi andasse messa a guardare i Simpson. Non lo so, non è una fonte, però forse possiamo arrivarci. Io guardavo Dragon Ball e guardavo i Simpson e Lupin. Mi ricordo che c'erano questi tre, poi non mi ricordo bene l'ordine e i giorni. Comunque... Quando sono le 15, quindi lei sta davanti alla TV dalle 14:30 alle 15, che è proprio il tempo dei Simpson, secondo me ha guardato quelli. Comunque alle 15 è pronta per uscire, dice di andare appunto da questa sua amica a fare i compiti, nessuno si insospettisce perché come vi dicevo lei nel weekend spesso andava da questa amica, e alle 17:30 Maria Grazia, sua mamma, la chiama al cellulare perché...
insomma, era ora che tornasse a casa e non si faceva vedere. Ma è irraggiungibile. E anche questa cosa che lei avesse il telefono spento era strano. Ma vi ricordate i telefoni del 2002? Quanto durava la batteria? Cioè, io mi ricordo che durava tipo 3 giorni la batteria, 2 giorni e mezzo. Io lo caricavo, il Nokia, quello che era un'arma. Esatto, il Nokia 3210. Io, il mio primo cellulare è stato il Nokia 3410, quello che aveva i tasti tutti attaccati, quello azzurro turchese con i tasti tutti attaccati così. Il 3310 era molto più resistente. Il 3310 è stato proprio un must. Partono quindi le ricerche per cercare la piccola Desiree, perché chiaramente non risponde al telefono. Sono passate 3 ore, finalmente sono riusciti a depositare questa denuncia. E quindi partono le ricerche, partono i cani molecocani, partono i carabinieri, i volontari, abbiamo sempre i cani molecocani, che tra l'altro qui mi chiedo veramente come abbiano potuto fallire nella ricerca, perché poi quando vedremo dove verrà trovata la povera Desiree, era davvero molto vicina, quindi sono rimasta abbastanza basita dal fatto che nessuno l'aveva cercata, si trovava in realtà a poche centinaia di metri da casa sua. Ma ok. All'alba del giorno successivo ancora non c'è nessuna traccia di Daisy. Però succede qualcosa di incredibile, un plot twistone che riaccende le speranze della famiglia di Daisy. Alle 8:46 arriva Ivano, il fratello più grande, quello di 16 anni, un SMS da parte firmato, insomma, da Desiree. Con scritto: so che mi state cercando, ma non vi dovete preoccupare. Io sto bene e sono con Tony. Non torno a casa, voglio stare con lui. Quindi, insomma, la famiglia, quando ha letto questo messaggio, ha detto: ah, ok, almeno è viva. Il problema è che, perché avevano collegato anche il fatto che lei avesse un inciuccio con questo ragazzo che poteva essere chiamato Tony, volendo, con questo ragazzo della provincia di Cremona, quindi insomma si tranquillizzano un pochino e dicono: ma forse i carabinieri avranno ragione. Il problema è che questo messaggio non arriva dal telefonino di Desiree, ma arriva da un numero sconosciuto. E a questo punto capiscono che forse è un tentativo di depistaggio. Anzi, i carabinieri, appena prendono in mano la prova, dicono: no, no, questo è un depistaggio in tutto e per tutto. Quindi o è successo qualcosa di veramente molto grave, oppure si tratta di un mitomane. In ogni caso bisogna indagare. Da questo momento in poi devo dire che gli inquirenti, gli investigatori, tutti quelli che hanno lavorato al caso hanno lavorato davvero bene, perché sono stati veloci, efficaci e hanno sempre trovato quello che cercavano in tempi molto brevi, per quanto in realtà anche se le ricerche fossero partite subito non avrebbero potuto risolvere niente, non avrebbero potuto salvare la piccola Daisy, ahimè. Comunque sia, cominciano a indagare, diciamo, su questo messaggio e arriveranno a una pista molto molto importante, perché poi da lì risolveranno tutto quanto. Si esclude chiaramente l'ipotesi di rapimento a scopo di estorsione. Alcuni dicevano: ma forse questo qui era un rapimento inizialmente, si pensava anche al rapimento per estorsione, ma considerato il messaggio che era un palese depistaggio, hanno perso le speranze anche su questo. Comunque passano 24 ore dalla scomparsa di Daisy e cominciano tutti quanti a credere che Daisy, ahimè, non la rivedranno mai più. Lunedì e martedì, lei scompare di sabato, il lunedì e il martedì le ricerche si fanno più intense, ma di Daisy non c'è traccia. Cominciano a esserci i soliti deliri di avvistamenti, no? Addirittura hanno visto Daisy in Sud Italia, insomma erano tutte chiaramente false piste. E però succede una cosa molto spiacevole a Leno. Vi ricordo che Leno è un paese della provincia di Brescia che non è poi così popoloso e, come in tutti i piccoli paesi, ahimè, le voci corrono, i pettegolezzi serpeggiano e tante volte le persone non hanno cuore né pietà. E infatti cominciano a girare le voci sul padre. Ah, tenete d'occhio il padre di Desiree, perché è un tipo strano.
Beh, il tipo strano semplicemente era uno che si faceva i cavoli suoi e come al solito ogni volta ci troviamo davanti a queste situazioni spiacevoli dove se uno è un po' più riservato si fa i cavoli suoi o vedremo è di un credo diverso, allora deve essere lui l'assassino, deve essere lui quello che nasconde qualcosa. Quindi diciamo che in paese cominciano a guardare male alla famiglia, in particolare al padre di Desiree, perché la famiglia Piovanelli ha un credo un po' diverso dal resto della popolazione. Loro sono testimoni di Geova. E questa loro fede li porta a essere guardati con sospetto, come se fossero colpevoli sulla base semplicemente di questo credo, che so che diciamo molti di voi, adesso non molti di voi, però alcuni hanno come dire, hanno le loro domande a riguardo eccetera, ma ovviamente da lì a farsi delle domande, a dire cavolo sono testimone di Geova quindi allora sono degli assassini, no raga, cioè ne passa di acqua sotto i ponti, quindi assolutamente no. Comunque sia, per i carabinieri chiaramente ogni pista è buona, per cui cominciano a guardare anche al papà di Desiree, che tra l'altro lui era veramente distrutto, cioè stava malissimo, e in più si vede anche, come al solito, quando scompaiono i bambini, poi la famiglia deve sempre tenere conto di essere indagata. È normale, è successo anche alla Piera Maggio, nel caso di Denise Pipitone, quindi lo so che è una cosa tristissima, è una cosa terribile, ma se non hai niente da nascondere sii tranquillo anche in questo. Chiaro che ti fa rabbia perché perdono tempo a guardare nelle mutande a te piuttosto che andare a cercare il figlio, però più si è collaborativi prima si risolve la questione dei dubbi e prima magari si procede a fare delle indagini nella giusta direzione. Ma torniamo all'SMS falso, no? E è praticamente l'unico indizio che hanno dopo aver diciamo guardato in casa Piovanelli, non aver trovato prove che collegassero la famiglia alla sparizione della figlia, cominciano a guardare bene anche a questo SMS. Scoprono che l'SMS è partito da una cabina telefonica di Leno abilitata agli SMS. Io ho scoperto con questo caso che dalle cabine telefoniche si possono mandare gli SMS, o si potevano. Comunque, cosa scoprono? Che questo messaggio è stato inviato da questa cabina telefonica con una scheda telefonica che era stata perduta, che era stata smarrita, quindi probabilmente qualcuno l'aveva persa o era stata rubata. Comunque la cabina telefonica dalla quale è partito il messaggio, e questo è veramente inquietante, è di via Ermengarda. Si trova quella cabina a 300 metri da casa dei Piovanelli, quindi praticamente quello che voleva depistare era attaccato a casa loro. Riescono a risalire appunto a questa scheda che era stata smarrita a Jesolo. Fortunatamente la signora che aveva perso la scheda aveva sporto denuncia, e quindi anche per questo vedete è importantissimo denunciare gli smarrimenti dei documenti, perché poi no, quando li usano per fare robacce si ritrova immediatamente. Rintracciano questa signora, no? Lei è di Trieste e conferma di essere la proprietaria della scheda smarrita. L'aveva smarrita il 22 agosto del 2002 al camping Waikiki di Jesolo. Quindi che cosa devono fare adesso gli investigatori? Devono collegare qualunque persona che sia stata presente a Jesolo il 22 agosto 2002 e a Leno il giorno della scomparsa, il 28 settembre 2002. Quindi devono collegare queste due cose e ci riescono. Riescono a isolare un nome. In realtà riescono a trovare una famiglia in particolare, la famiglia Bertocchi, e isolano un ragazzino che è loro figlio, Nicola. Nicola è effettivamente un ragazzino problematico perché non è di certo un adolescente tranquillo, anzi è uno che ha lasciato la scuola, fa già il muratore, è un vicino di casa dei Piovanelli, vive anche lui in via Romagna, e a Jesolo effettivamente lui ci aveva passato le vacanze estive con la sua famiglia proprio quell'anno. A questo punto non ci resta, no, anzi a loro non è restato che andare a interrogare Nicola e chiedere se Nicola sa qualcosa di Desiree, di questa scheda scomparsa o insomma ha qualcosa da raccontare.
Nicola, come vi ho detto, è un tipo molto ribelle, un tipo già che dà segni di antisocialità, un bullo di paese, l'hanno definito un bullo di paese dai capelli ingellati. Ora, io lo so che sembra una, come dire, un pregiudizio, però non so se vi ricordate nel 2002 cosa voleva dire essere un bullo coi capelli ingellati. Io purtroppo lo so perché nel 2002 ero vittima di bullismo, come vi ho raccontato, e io avevo paurissima di quelli coi capelli ingellati perché erano i più cattivi. Però rende l'idea, perché per loro mettere il gel nei capelli era un modo per essere, come dire, io c'ho il testosterone. Lui è un ragazzino che c'ha la passione per le scarpe, i giubbotti firmati, di quelli che va in giro un po' vestito, no, sportivo firmato. Ama le sigarette, ama i film e i videogiochi violenti, che anche su questa cosa dei videogiochi violenti ci è andato, perché lui giocava alla PlayStation. Nella PlayStation c'erano i videogiochi cattivi, quindi per quello lui era cattivo. Va bene, ok. Sappiamo tutti che questo era un grande, come dire, un grande standardo boomer che abbiamo fortunatamente superato noi come generazione. E a tutti coloro che pensano che i videogiochi siano cose per bambini, tipo i miei genitori, no raga, i videogiochi sono cose per adulti anche, ci sono i videogiochi per gli adulti, e anzi ci giocano molto di più gli adulti che i bambini tante volte. Comunque sia, lui già beveva whisky al bar, cioè avete capito che soggettone che era? Cioè era un cuozzo, esatto, era un cuozzo, un tamarro, come si diceva da noi. Insomma, già uomo a 16 anni. Lui, peraltro, era un amico d'infanzia di Desiree, sono cresciuti sulla stessa strada e si conoscevano davvero da tempo e davvero bene. Per quanto Desiree non lo abbia mai visto come un tipo raccomandabile, soprattutto quando si è sviluppato, perché quando si è bambini, non so se avete avuto anche voi le vostre amicizie di paese o i vostri amichetti d'infanzia, che magari c'è questa bella amicizia che si crea molto innocente e poi improvvisamente vedi il tuo amico che diventa una bestia, un mostro raro, e quindi non sai più come guardarlo bene, perché da una parte hai i tuoi ricordi di infanzia di lui che era tanto carino, no, con cui hai condiviso tantissimi ricordi e tantissimi giochi, e dall'altra c'hai questo ragazzino che sta diventando un cazzo di mostro e non riesci a mettere insieme le due cose. Non so se a voi è capitato, a me sì. E vi dico che è davvero difficile, perché dentro di te speri sempre che quel ragazzino sia rimasto il bambino che conosci, e invece ogni volta ti arriva una padellata in fronte che dici: ma chi è questo? E io credo che la piccola Daisy sia caduta un po' anche in questa duplicità, perché lei voleva davvero bene ai suoi amici, però d'altra parte aveva anche scritto sul suo diario che Nicola non era assolutamente un tipo raccomandabile, anzi era uno dal quale stare attenti. Insomma, nel tardo pomeriggio di giovedì 3 ottobre, quindi sono passati 5 giorni dalla scomparsa di Desiree, Nicola viene convocato in caserma per fare appunto il suo interrogatorio. Il PM che lo interroga è una donna, si chiama Silvia Bonardi, e insomma inizialmente gli fa delle domande, il ragazzo dice che non sa niente, nega tutto, lui non è assolutamente coinvolto nella scomparsa di Desiree, non sa niente di lei, e però ammette di aver mandato lui quel messaggio per motivi boh. Ogni tanto gli adolescenti fanno cose random. Lui ha detto: no, ma sai, era uno scherzo, sono un po' un mitomane, no? Ho fatto una stupidaggine, non lo so perché l'ho fatto, non lo so. Che non è una cosa così fuori dal blu in realtà, perché a volte succede effettivamente che ragazzini immaturi si mettano magari in mezzo in dei casi perché c'hanno la... così, c'hanno voglia di essere protagonisti per un giorno, no? Facendo dei danni incredibili. È la cosa più grave che lo fanno anche gli adulti, ma va bene. Comunque sia, fa un interminabile interrogatorio fino a l'una di notte, quindi cioè nel senso nessuno ha pietà, tu adesso stai qui e parli. Grande PM Silvia Bonardi, che ha lavorato molto bene, devo dire, in questo caso. A l'una di notte finalmente la PM concede una pausa a Nicola, che viene lasciato solo in una stanzetta, e gli permettono di parlare con il padre. Ora,
visto che voi siete sul pezzo e sono certa che sapete quello che sta per succedere. Cosa succede quando durante un interrogatorio ti mettono in una stanzetta? Le cimici! Bravissimi! Bravissimi! È il trappolone! Il trappolone! Quindi, raga, se vi mettono in una stanzetta, mute! Mi raccomando, mute! Come una sepoltura. Comunque sia, ovviamente c'era un'intercettazione. Qui Nicola racconta la verità a suo padre. Quindi Nicola confessa tutto al babbo. Gli dice di essere l'assassino di Desiree. Addirittura. Quindi non solo hanno preso uno che sapeva, hanno preso proprio l'assassino. E insomma, dopodiché la PM dice: Vieni qua, ti siedi, ti tengo qui per 40 giorni finché non me lo dici, guarda. A quel punto Nicola crolla perché gli fanno sentire che avevano registrato tutto, sapevano tutto, quindi a questo punto non puoi negare l'evidenza perché non ti chiami Roberta Bruzzone, quindi non puoi negare l'evidenza. A questo punto lui confessa e dice che sabato pomeriggio lui e Desiree si sono incontrati in un posto isolato, che Desiree l'ha preso in giro, che hanno litigato e che lei ad un certo punto ha tirato fuori un coltellaccio, lo ha minacciato di ucciderlo e quindi lui per difendersi ha dovuto usarlo contro di lei. Quindi lui si è solo difeso, raga. Lui, almeno quando l'ha detto ci credeva, poi lui si è solo difeso. Io me la immagino questa povera ragazzina, che tra l'altro era veramente di un candore incredibile, che va in giro col coltellaccio, no, a prendere in giro il suo vicino di casa. Sì, certo, era poverino lui, poverino. Lei tra l'altro aveva, e il suo corpo, adesso ci arriveremo, ma era in delle condizioni veramente, cioè non poteva essere legittima difesa, ma proprio manco a crederci per sbaglio. Allora, che succede? Che dopo questa confessione, che è avvenuta nelle prime ore, no, di venerdì 4 ottobre, il nostro caro Nicola accompagna i carabinieri e la PM dove si trova il corpo di Daisy. E purtroppo Cascina Ermengarda diventerà teatro di un grande giallo, nel senso che comunque vedrete che questa storia non è conclusa con ok, io sono l'assassino, ok, si è stato ritrovato il corpo. Quello che mi inquieta qui è che Cascina Ermengarda si trovava a 200 metri dall'abitazione dei Piovanelli. È una casa diroccata di poco fuori al centro di Leno, lì vicino. E il corpo era lì, tra l'altro in condizioni, come vi ho detto, veramente strazianti. E quindi mi sono chiesta effettivamente com'è possibile che delle squadre di ricerca, Canimo e Cocani e tutto il resto, non abbiano sentito, non abbiano visto, non abbiano guardato dentro un casolare abbandonato come quello che vedete. Arrivano a Cascina Ermengarda, no? E come vi ho detto è a 200 metri da casa di Piovanelli e Daisy si trova al primo piano, il suo corpo purtroppo, si trova al primo piano seminuda, gettata a terra e completamente ricoperta di sangue. E sono anche passati 5 giorni, quindi insomma il suo stato non era certo... Insomma, quello che volevo dire è che i carabinieri che erano lì si sono sentiti male. Si sono sentiti male, uno addirittura ha perso i sensi, quindi vi dico che la scena era terrificante. Tra l'altro per terra, sulle scale, sui muri, c'era sangue dappertutto, a testimonianza del fatto che c'era stata una colluttazione, e una colluttazione anche abbastanza lunga. Poi dopo, quando arriveremo a fare tutta la ricostruzione della dinamica, capirete che la povera Desiree ha dovuto subire davvero l'inferno, ha sofferto per un'ora e mezza questa poverina. Comunque il corpo presenta varie escoriazioni, ha 4 ferite profondissime e alcune addirittura che sembrano proprio da scannatoio. E perché dovrebbe esserci così tanta violenza per una legittima difesa? Insomma, cominciano a guardare Nicola e dicono: qua non ce la racconti giusta. Ma soprattutto considerato il macello che c'era là dentro, tutto quel sangue da tutte le parti, tutta quella colluttazione, pensano anche... Mi sa che qui Nicola non ha fatto tutto da solo, perché pare che ci sia stato un teatro con anche più di un attore.
Allora, sulla scena del crimine, peraltro, ci sono anche delle note tracce, delle evidenti tracce di trascinamento. Perché? Perché per terra, adesso io ho visto le immagini, chiaramente le ha mandate in onda quarto grado, hanno coperto solo il corpo, non facevano vedere tutto. Si vede benissimo che a terra c'è effettivamente del terriccio, del fogliame, c'è della cacarera, come si dice in romagnolo, della sporcizia. E questa sporcizia, c'è un solco, no, dove si vede proprio benissimo che il corpo è stato trascinato fino a essere messo tra una porta e l'altra, tipo a cavallo di una porta. Vi ricordo che questo era un casolare abbandonato, quindi stava in piedi, ma era mezzo anche pericolante. Non ci sono impronte di scarpe sulla scena del crimine, se non quelle di Desiree, che tra l'altro vengono trovate su una specie di soppalco di una parte crollata in alto, che non si capiva all'inizio effettivamente perché queste scarpe vengono trovate lassù. Ovunque ci sono delle fascette antibloccanti di plastica, non so se avete presente le fascette, quelle da elettricista, quelle proprio di plastica che tu le infili e una volta che le hai infilate puoi solo stringere e non ti libererai mai, a meno che tu non abbia veramente una forza bruta. Non c'erano impronte di scarpe, quindi anche quello, non si capisce bene come, se loro avessero dei particolari calzari o se fossero scalzi, non c'erano impronte neanche di piedi in realtà. Comunque la povera Desiree aveva gli slip abbassati, ma non ci sono segni di violenza sessuale, quindi è riuscita a evitarlo. Poi vedremo, ma quello che è successo è che lei è stata aggredita sessualmente, si è difesa, quindi è stata accoltellata e alla fine è riuscita a difendersi. Almeno questo, lo so che è davvero poco perché la vita l'ha persa, però si è difesa. Quindi alla faccia della poco da bene, alla faccia della tipa facile, alla faccia, no, di tutte le critiche che arrivavano dal paese, vaffanculo, scusate, però cioè chiunque ha avuto il coraggio di dire una cosa del genere, mi auguro che si sia veramente mangiato, cotto, bollito la lingua, se la sia mangiata quando ha scoperto poi com'è andata veramente, perché comunque avevano, cos'era successo? Cioè l'avevano prima accoltellata, poi lei poverina insomma è crollata, l'hanno trascinata e l'hanno spogliata quando lei ormai purina non riusciva più a far resistenza, solo che ha perso la vita e quindi non hanno, fortunatamente, non hanno proceduto con atti di necro, perché se procedevano con atti di necro andavamo proprio in un altro mondo, insomma, l'hanno lasciata in pace per fortuna. Comunque il corpo è davvero martoriatissimo e quelle ferite da scannatoio, sono arrivata a capire da diversi altri articoli perché su History non lo dicevano, quelle ferite da scannatoio sono dei tentativi di depezzamento della vittima, cioè gli assassini hanno addirittura cercato di farla a pezzi con il coltello che hanno usato per ucciderla per poi disfarsi del corpo, solo che non l'hanno fatto in tempo, probabilmente stava arrivando qualcuno, insomma se ne sono andati prima, non ci sono riusciti. Sadici bastardi, sì. No, non ho visto le foto perché le foto non sono disponibili. Ho visto le immagini della scena del crimine che potete vedere in un video di quarto grado. Si vede tutto tranne il corpo e comunque potete farvi una bella idea della carneficina, perché vedete tutte le macchie di sangue sui muri, sulle scale, tutta la macchia di sangue, adesso vedremo sul davanzale, veramente terrificante, terrificante. Allora, torniamo un attimo al nostro Nicola, perché chiaramente se Nicola avesse agito per difendersi non l'avrebbe anche cercato di fare a pezzi, insomma, veramente era una scena truculentissima e le fascette poi non sarebbero servite, c'erano fascette dappertutto di quelle, no, anti-apertura. Per cui Nicola viene reinterrogato, a questo punto ammette che il coltello lo aveva portato lui e che lo aveva comprato al supermercato di Leno qualche ora prima. Nicola quindi accompagna gli inquirenti anche presso un'altra cascina che dista più o meno 2 chilometri da quella dall'Ermenegarda lì, e in quell'altra cascina trovano del materiale e degli oggetti
che appartenevano a Desiree e trovano anche il coltello usato per ucciderla. Sì, torniamo a Desiree perché è sicuramente più piacevole di vedere quella brutta, quel brutto posto lì. A questo punto cominciano i pettegolezzi, come vi dicevo, no? Lei era una facile, bla bla bla. Il giornale Panorama però li ha messi a tacere tutti, perché a una certa si sono rotti le balle, e hanno fatto anche bene, i giornalisti tante volte fanno anche cose buone, fanno anche cose buone, si suol dire. E Panorama pubblica un bello articolo, un bellissimo articolo con scritto: Desiree sul suo diario aveva scritto queste parole: stare attenti a Nicola, è pericoloso. Quindi col cavolo che se l'è andata a cercare, col cavolo che si può anche come dire, continuare a spettegolare in questo senso. Ora però torniamo un attimo all'interrogatorio di Nicola, perché è davvero impossibile che lui abbia fatto tutto da solo. Per quanto lui continua a sostenere di aver fatto tutto quanto da per sé, gli inquirenti, la PM lo guardano: facci i nomi, dacci i nomi, dacci no. Magari gli hanno anche detto che se avesse parlato magari davano uno sconticino, possibile, perché di solito succede. Comunque alla fine lo interrogano di nuovo per tutto venerdì 4 ottobre, finché lui non crolla e fa finalmente un nome. Nomina Mattia Franco, anche lui era presente alla cascina. Quando nomina Mattia Franco ci rimangono tutti un po' così, perché Mattia è un ragazzino. Mattia ha 13 anni, 14 compiuti veramente da pochissimo, fa ancora la terza media. E insomma, quando lo chiamano davanti, insomma, in interrogatorio, davanti agli inquirenti, questo ragazzino si dimostra per il bimbo che è, cioè è balbettante, farfuglia, è proprio piccolino, sminutino, e quindi dico, boh. Insomma, il fatto è che quando gli chiedono informazioni, sai qualcosa di quello che è successo a Desiree? Sei mai stato al casolare dove ha perso la vita Desiree, abbiamo trovato il suo corpo così, fammi vedere le foto? Insomma, comincia a raccontare una versione che però non è congruente con quello che racconta dopo, si frega da solo, insomma viene fuori che sicuramente qualcosa Mattia sa. E infine, come tutti, crolla, perché quando una PM con i contromaroni si mette lì e ti tiene le ore, soprattutto sei un ragazzino, alla fine crolli. Anche se sei un adulto, alla fine crolli. E abbiamo la sua confessione, che io vi leggo paro paro dal verbale. Lui dice: quando sono arrivato, sono entrato dal retro, sono salito dalle scale e già ho potuto vedere poche tracce di sangue sulle scale. Mi sembra di ricordare che le scale fossero di legno e per terra c'erano delle gocce di sangue. Sono salito su per le scale e ho visto Desiree che aveva ematomi al volto. Era in piedi, vestita. C'erano insieme a lei Nicola e Nico. Poi ci arriviamo. Quest'ultimo le tappava la bocca con la mano per non farla urlare. Mi sono spaventato perché Nicola mi ha guardato con fare minaccioso e io ho inteso: se provi a difenderla ti sistemo io, statene fuori, dal suo sguardo. Nicola aveva in mano già il coltello e mi sembrava già macchiato di sangue, ma non ne sono sicuro. Come ho già detto, Nico le tappava la bocca e la tratteneva per un braccio. Io a quel punto l'ho presa per l'altro braccio e Desiree tentava di dire qualcosa a Nicola, tipo mi fai schifo o mi fai pena. Nicola a quel punto si è arrabbiato e ha detto: adesso ti faccio far silenzio io, colpendola, sferrando un colpo al costato sinistro. A quel punto Desiree è riuscita a liberarsi perché abbiamo mollato la presa. È scappata per le scale, l'abbiamo rincorsa. In quel momento io avevo paura di Nicola perché mi guardava con il coltello in mano. Non concentratevi troppo sulla ricostruzione perché qui ci sono sempre delle gran patacche. Arriverà Garofano a darci la ricostruzione fatta bene. Ma quello che ci interessa di quello che sta dicendo Mattia è che lui dice Nicola e Nico. C'è un'altra persona, quindi chi è questo Nico? Chi è questo terzo ragazzino? Comunque Mattia racconterà anche degli antefatti, cioè giovedì 26 settembre, due giorni prima del fattaccio,
Nicola, Mattia e Nico si sono ritrovati lì in via Romagna, perché poi sono tutti e tre vicini di casa, stanno tutti lì in via Romagna dove abitava anche, sì, ti ricorda la Giunco Furuta anche a me, anche se Giunco Furuta è veramente ai ai ai. Erano tutti vicini di casa, erano tutti amici della strada lì, della stessa via. E lui racconta che giovedì 26, leggo sempre da verbale, si parlava di Desiree. In realtà io non sentivo molto perché continuavo a girare intorno a loro a bordo del mio motorino. E ricordo però di aver udito da Nico questa frase: io me la voglio scopare, io me la voglio scopare, sono disposto anche a violentarla. Wow, 16 anni belli. Preciso che frasi di questo tipo le diceva anche Nicola, anzi no 16 anni, 14, perché Nico poi vedremo che ne aveva 14. Il branco, sostanzialmente si è creato questo branco, l'hanno sempre chiamato il branco di Leno ed effettivamente ci sta perché sono delle bestie questi, non sono persone, sono bestie. Il branco era attratto da Desiree, tutti la volevano e il fatto che Desiree avesse già rifiutato Nicola lo aveva fatto imbestialire, e invece di stare con Nicola, che lui ci aveva provato con lei e lei gli aveva detto ciccia, lei stava con un ragazzino, cioè aveva un inciuccio con questo ragazzino di Cremona che vi dicevo prima, no? Forse questo tale Tony. E il fatto che lei si fosse concessa, diciamo, cinciuccino, dai, nei 14 anni, a quest'altro, aveva fatto incazzare di brutto Nicola, che la doveva avere a tutti i costi. Quindi, come vedete, anche se hanno un'età davvero molto precoce, perché stiamo parlando di adolescenti, considerano la donna un oggetto. Sì, pazzi, pazzi, pazzi malati, poi capiremo anche dove hanno imparato a ragionare in questo modo. Considerato poi che hanno una considerazione di un patriarcale terrificante a un'età così precoce, quindi chissà che uomini che sarebbero poi diventati, no? Comunque, Mattia racconta che quella sera, quando vi leggevo, no, da verbale che loro stavano parlando, lui girava col motorino, quella sera stavano parlando proprio di volersi fare, no, la povera Desiree, e a costo anche di stuprarla. Quindi a questo punto si mettono d'accordo tutti di organizzare un agguato, portarla alla cascina Ermengarda e averla sessualmente. Poi, se lei non fosse stata condiscendente, l'avrebbero abusata, l'avrebbero violentata senza problemi. Insomma, per stare sul sicuro, prendiamoci su anche un coltello e delle fascette, che non si sa mai che magari lei non sia d'accordo, no? Quindi il pomeriggio di sabato 28 settembre si erano procurati un coltello supermercato, si erano procurati le fascette e il modo anche di far tacere questa ragazza, insomma si erano anche messi d'accordo di come trattenerla, chi doveva fare cosa, eccetera. Tutto organizzato, tutto premeditato. Ora, io non so dirvi se era premeditato anche l'omicidio, questo credo di no. Credo che nella loro mente ci fosse quello di minacciarla con il coltello, di farle paura, e hanno dato per scontato che lei, siccome era considerata una facile, no? Perché loro, nella loro testa, questa è una facile che la dava a tutti tranne che a loro, lei avrebbe sicuramente accettato le loro avances, insomma, il coltello giusto per sicurezza. Quindi io non credo che avessero premeditato l'omicidio. Credo che sia, come dire, si sia aggravata la situazione sul momento. Però poi mi direte anche voi cosa ne pensate una volta che vi do tutte le informazioni necessarie. Ora, concentriamoci un attimino su questo terzo. Nico. Chi è Nico? Nico si chiama in realtà Nicola Bavassori, quindi cioè qua abbiamo due Nicola, perché due omonimi che hanno compiuto lo stesso atto terribile. Lui ha 15 anni ed è peraltro il più resistente di tutto il gruppo, ed è anche quello su cui si hanno più dubbi rispetto alla sua vera partecipazione a tutto ciò. Poi ci torniamo alla fine sui dubbi. Ora prendiamolo come l'hanno preso gli inquirenti. Lui è il più duro
perché non apre bocca e non aprirà mai bocca. Continuerà imperterrito a dire che lui non c'entra niente, che lui non c'è mai stato, che lui non ha mai visto il corpo di Desiree, che lui non è mai entrato in quella cascina, che non ha niente a che fare con gli altri ragazzi. E questa cosa, cioè, non gli altri ragazzi nel senso di quel giorno lì, cioè, erano suoi amici, ma lui quel giorno non è andato. Poi torneremo anche su questo punto guardando meglio le prove alla fine della live. Comunque sia, lui ha un atteggiamento abbastanza da duro, cioè non è uno che dice no, non sono stato io davvero, cioè lui è bello incazzoso, e quindi anche il suo atteggiamento non proprio collaborativo sicuramente non lo ha aiutato. Insomma, gli inquirenti sono comunque abbastanza convinti che lui sia colpevole come gli altri. Il 9 ottobre il GIP convalida le ordinanze di custodia cautelare, quindi tutti quanti argabbio, con l'accusa di omicidio volontario aggravato da premeditazione e futili motivi. Quindi, nel senso, qui siamo proprio in una situazione veramente, veramente pesante. Insomma, finiscono tutti quanti argabbio, due di loro hanno confessato, Nico continua a negare. E ha detto, tra l'altro, di tutti quelli che hanno lavorato al caso, che siano avvocati, la PM, insomma tutti quanti, dicono, a vederli tra l'altro insieme, sti tre ragazzini che hanno compiuto una cosa così terribile, da mostri, da come dire, ti immagini di vedere degli omoni, dei mostro, cioè hanno tutti il faccino comunque pulitino, vabbè, tamarro, capito, però comunque con il faccino pulitino, erano tutti mingherlini, minutini, non avresti mai detto che fossero capaci di una roba del genere. E invece, hashtag e invece. Insomma, Mattia, che viene riascoltato, aggiunge altri dettagli e sempre vi leggo direttamente dal verbale. Mattia dice: quando sono arrivato e sono salito all'interno della cascina, ho potuto notare uno più grande che si trovava nella stanza adiacente a quella dove si trovavano Desiree con Nico e Nicola. Questi ultimi la stavano palpeggiando nel tentativo di spogliarla. A Desiree erano già state levate le scarpe, che sono state buttate in una specie di soppalco dove le hanno trovate poi quando sono arrivati là. E aveva evidenti segni sul volto come ematomi e perdeva sangue dal naso. Poverina. Dopo che avevano scoperto il cadavere di Desiree, questo, parlando di quello più grande, ci ha minacciati di non dire niente. Sapevamo che era uno sempre ubriaco la sera ed era violento, tanto da aver accoltellato una persona pochi mesi prima durante la festa della birra, e sapevamo che aveva una pistola. Quindi ecco perché non è mai venuto fuori, insomma per i primi giorni almeno, non è mai venuto fuori il nome di questo quarto uomo, che era l'unico adulto di tutto il gruppo. E anche qui ci ritroviamo molto, no, nella storia di ieri, in cui vi raccontavo di quest'uomo che aveva già accoltellato un collega alla schiena, ma comunque si faceva i domiciliari. Questo ha accoltellato uno durante una festa. Boh, mi sembrava libero come una scoreggia, però a posto così. Ora ve lo presento, il quarto uomo, che è sicuramente quello con più responsabilità dal punto di vista sia umano che giuridico. Lui si chiama Giovanni Erra, è sicuramente un uomo che erra, ha 36 anni e lavora come operaio in fonderia. Lui è sposato e ha un bambino di 8 anni. Infatti io mi chiedo, come cazzo fai? Tu che sei un padre, che sei un papà, c'hai un bambino di 8 anni, come cazzo fai a fare violenza su una bambina di 13-14 anni? Cioè, ma io, no, veramente, che uno ci si aspetta, no, che magari una volta che hai procreato poi ti rendi conto che, no, cioè, si crea un legame, io credo, adesso non è il mio, non è tra i miei obiettivi di vita, però penso, almeno sento, tutti quanti che hanno un grandissimo legame poi nei confronti dei figli, e capiscono anche, hanno anche molta più empatia verso i bambini degli altri, i figli degli altri, quindi... Vi giuro, non... Ma lui erra, ecco, esatto, cioè allora nel senso il nome è una garanzia.
ma non riesco veramente a capacitarmene. Dunque, Giovanni erra, insomma, i carabinieri lo vanno a prendere a casa, lo vanno a prendere a casa subito dopo le dichiarazioni di Mattia, non perdono nemmeno un attimo, anche perché questo qua magari potrebbe pure scappare. Lui vive in via, dai che lo sapete anche voi in quale via vive Giovanni Erra, visto che vivevano tutti lì. Intanto io respiro. Via Romagna, via Emilia. No, ti sei confuso, la via Emilia è quella che attraversa tutta l'Italia, praticamente. La via Romagna che fa concorrenza, no? La via Emilia che è corta così, la via Romagna. Comunque sì, anche lui stava in via Romagna, dove abitava, tra l'altro, oltre a Desiree, anche tutti gli altri coinvolti. Ma c'è da chiedersi, cosa c'entra uno di 36 anni con dei ragazzini? Potrebbe anche essere una bugia di Mattia per scagionarsi in qualche modo e scaricare le responsabilità a uno più adulto. Ma il problema è che una volta che interrogano Nicola, anche Nicola conferma la versione di Mattia. Quindi gli inquirenti cercano di capire che cosa collegasse quest'uomo a questi tre ragazzini. Nico, ovviamente lui sempre, io non ho visto niente, che cosa volete da me? Oh mio Dio, no, io non ho visto niente. Comunque, viene fuori che Giovanni, il nostro Giovanni Erra, lui frequentava molto questi ragazzini, cioè quando loro erano in strada... Bravo, Muse. Quando erano in strada a scorrazzare e fare i ragazzini della strada, anche lui si inseriva in mezzo a loro e parlava con loro, faceva un po' il maestro di vita, gli raccontava le storie criminali, gli raccontava quando lui aveva coltellato quel tizio e poi la droga e poi le storie di sesso e poi le donne di strada. Allora c'erano questi ragazzini che lo guardavano, oh, anche io da grande voglio diventare come lui. E capite anche che effettivamente erano probabilmente menti fragili, erano dei ragazzini comunque sicuramente non seguiti adeguatamente dalle loro famiglie e che magari avevano anche bisogno di una guida, avevano bisogno di un esempio da seguire. Purtroppo hanno seguito l'esempio sbagliato, ahimè. Chiaro, questo non giustifica quello che hanno fatto dei ragazzini, non lo giustificherà mai, però ci fa comprendere come sono arrivati a considerare non sbagliato comportarsi in determinati modi, anche perché lui raccontava loro come prendere le donne, cioè è il primo che ha insegnato a questi ragazzini che le donne sono degli oggetti praticamente, che se non te la danno te la devi prendere e che sono tutte delle poco di buono e che alla fine se fanno resistenza lo fanno solo perché poi ne vogliono ancora di più. Quindi mettendo in testa queste cagate immense, queste cattiverie poi, perché questa è roba veramente brutta da insegnare a dei ragazzini che tra l'altro in quel momento sono delle spugne, perché quando hanno 14-15 anni come loro sono affamati di conoscenza, soprattutto per quanto riguarda il sesso. Magari non hanno avuto delle esperienze, sono alle prime esperienze con le ragazzine, magari ricevono continui rifiuti. E cosa succede? Arriva il maestro di vita che ti insegna che la ragazzina in realtà se ti rifiuta è perché va presa. Quindi grave, un po' di comprensione rispetto a quello che non può essere ridotto a una semplice banalità del male ci vuole. È che loro avevano questo come punto di riferimento, è che loro avevano questo come insegnamento, quindi nel momento in cui hanno deciso di prendere Desiree con la forza non pensavano di fare qualcosa di sbagliato, pensavano che funziona così. I loro genitori chissà dove erano, chissà che vita facevano e quanto poco tempo gli dedicavano. Viene da pensare invece che la mente principale sia proprio Nicola, perché era innamorato di lei e lei non lo voleva. Poi ha creato lui il gruppo perché non aveva non aveva coglioni. Certo, Nicola era la forza, come dire, era quello che ha avuto proprio l'idea ed era quello che guidava tutto quanto, perché lui voleva Desiree e Desiree lo aveva rifiutato. Quindi, però Nicola è arrivato a pensare queste cose, c'era 16 anni, regà, cioè... è arrivato a pensare a queste cose perché chiaramente era lasciato a se stesso, cioè era un ragazzino che beveva whisky, si ubriacava, cioè era uno che già lavorava, aveva dei soldi a disposizione e non aveva certo la maturità
per gestire il mondo degli adulti, ecco. Secondo il racconto di Nicola, Erra a un certo punto sfida i ragazzi a passare dalla teoria ai fatti. Cioè dice: ah sì? Nicola, ti piace Desiree? Non te la dà? Ah, questa tanto è una poco di buono, tanto è una facile, te la devi prendere. Quindi ragazzoni, adesso vi dico io come dovete fare. E quindi, secondo il racconto di Nicola, è stato proprio Erra a organizzare loro l'agguato alla povera Desiree. Dirà, testuali parole che vi leggo dal verbale: Erra in alcune occasioni si è vantato con me e con i miei amici di essere oggetto di attenzioni da parte di Desiree. Diceva che la ragazza era andata a casa sua e che gli aveva messo le mani addosso. Cioè, sta Desiree praticamente prima viene descritta come una che minaccia con un coltello il povero Nicola che ha dovuto difendersi. Poi addirittura Erra, 36 anni suonati, con un figlio e una moglie, che racconta che lei è andata a casa sua e il poverino lo ha toccato. Cioè, raga, ma credere a queste cose veramente ci vuole del cuore. Comunque, ovviamente i ragazzini ci avevano creduto, si erano ingelositi tutti perché, ah beh, lui era quello grande, la Desiree gli aveva concesso il suo corpo, anzi era lei che ne voleva, quindi sicuramente avrebbe dovuto volere anche loro. Tra l'altro, tanto per rincarare la dose, sto pezzo di merda qua gli aveva anche detto che lui sarebbe stato disposto a lasciare moglie e figlio per scappare con Desiree. E chiaramente questa storia era una falsità, non sto neanche a dirvelo. Lo aveva raccontata per avere una certa, come dire, un prestigio agli occhi di questi ragazzini. Quindi suscitare un senso di invidia e un senso di inferiorità nei confronti dei ragazzini. Ora, a questo punto io mi fermerei un attimo qui con voi a fare un'analisi psicologica del soggetto Erra, perché è notevole. Sappiamo che è un uomo che dedito all'alcol diventa violento e non disdegna nemmeno la droga. L'era pure un drughè, raga, era pure un drughè. Inoltre sappiamo, dopo lo vedremo, che quando verrà interrogato dai PM si rendono conto che è un uomo veramente di una scarsissima cultura e un bassissimo livello di scolarizzazione. Len ignorantas, come si dice in Romagna, l'un ignorantas. Quindi, come dire, alcolista, drughe, ignorant, non è che facciamo proprio il mix della vita. Quindi molto probabilmente lui, credo, e qui vado io nella mia analisi, vado io nel mio mondo delle ipotesi, non abbiamo le fonti, lo dico io, io credo che lui fosse un uomo che ha che aveva un grande senso di inferiorità e gli mancavano moltissimo le conferme, la soddisfazione rispetto a quello che è lui stesso. Cioè probabilmente era uno che veniva guardato con sdegno dalle altre persone, veniva magari snobbato, magari era uno anche sottomesso nel suo lavoro, non lo so, ipotizzo, un perdente, come si suol dire, un perdente. E quindi, avendo perso la partita con i suoi coetanei, non potendo essere un alfa con i suoi coetanei, ma sognando di poterlo essere, cosa fa? Fa lo sbruffone coi ragazzini. Così almeno loro lo guardano con ammirazione, così almeno loro lo possono guardare come un alfa. Li manipola, esattamente, li manipola e in qualche modo finalmente riesce a esercitare potere su qualcuno. Un fallito che si faceva grosso con i ragazzini. Esatto, esatto. È sicuramente un uomo, bravo, che non è in grado di ottenere stima dagli adulti, per questo cerca l'amicizia dei bambini. Ah, è più o meno quello che ero arrivata a dire io. Tra l'altro, il fatto che lui faccia uso di droghe e alcol significa che lui ricerca una fuga dalla realtà, che chiaramente non lo soddisfa, altrimenti non si rifugierebbe nella droga e l'alcol. Il fatto che la droga e l'alcol non lo portino in un mondo fatato con le farfalline, come magari può succedere a persone più pacate, ma lo portino invece a esercitare violenza, come la violenza della coltellata alla festa della birra, mi ha fatto dedurre che lui sia proprio frustrato e abbia bisogno di soverchiare gli altri, di predominare sugli altri per sentirsi qualcuno.
Poi questa ovviamente è la mia analisi, è il mio punto di vista, ma non ho troppi dati, non ho una perizia sulla quale basarmi, potrei sbagliarmi, però questo è quello che ci ho visto io dentro a Erra. Questo è un bambino. Questo è un bambino di 8 anni e effettivamente è considerato immediatamente quando lo interroga la PM. Subito dice: ma mi è sembrato di avere a che fare con un adolescente. Cioè, effettivamente non è mai diventato adulto Giovanni Erra, è sempre rimasto molto immaturo, è sempre rimasto molto legato a dei concetti di popolarità, di status molto adolescenziali. Quindi è un po' come se lui fosse allo stesso livello dei ragazzini, quindi anche per questo si trovava bene. Comunque, cosa succede? Il 12 ottobre procedono con l'interrogatorio a Erra e insomma hanno subito l'impressione di avere davanti un pusillanime che si sta cacando sotto male. E gli chiedono quindi immediatamente delle chiacchiere che lui aveva messo in giro sul rapporto tra lui e Desiree. Cioè, gli dicono: ma scusami, quindi davvero avevi un rapporto con la Desiree? Lei è venuta a casa tua, sono successe cose? Lui all'inizio dice: No, io non so assolutamente niente di questa cosa. E non dico, non so assolutamente niente nemmeno della storia della cascina. Io non ci sono mai stato, non so niente di che fine abbia fatto sta ragazzina. Assolutamente, non so niente. La PM insiste, abbiamo visto che è una che ci dà, insiste, alla fine, dopo tantissimi cambi di versione, perché lui racconta una cosa, poi la nega, poi ne racconta un'altra, poi la nega, insomma non vi sto a dire tutto, comunque alla fine dirà di essere andato alla cascina, ma non il sabato, il 28 settembre in cui Desiree è stata uccisa, ma bensì la domenica, il giorno dopo la scomparsa di Desiree, che lui è andato alla cascina da solo. E così, non si sa bene perché, c'è andato e ha trovato il corpo di Desiree. Era straziato quel corpo e tutto quel sangue sul pavimento, sulle pareti, dappertutto, lo hanno scioccato. Lui si è sentito male e quindi poverino è dovuto tornare a casa a bere. Perché giustamente, no? Quando ti senti male, torni a casa, ti alcolizzi fino a che non c'è un domani. Però il domani poi è arrivato. E perché in questo domani Erra non è andato dai carabinieri a denunciare il fatto che avesse trovato un corpo? Bella domanda. Lui risponde che era troppo spaventato e dopo avrebbe avuto paura che poi avrebbero guardato lui, che avrebbero puntato il dito su di lui. E sai com'è, sai, un po' sta succedendo, visto che ti stai continuando a cambiare idea. Insomma, agli inquirenti i conti non tornano, non gliela sta raccontando giusta. Quindi a questo punto, oh ciao Megok, spero che ti godrai anche il recap perché siamo un po'... sei arrivato un po' tardi. Comunque, alla fine lo arrestano e lo mettono in custodia cautelare per concorso in omicidio. Adesso non sono ancora certi se lui abbia compiuto o meno l'omicidio, per concorso in omicidio. Ma cosa succede? La moglie di Erra insorge. Avete arrestato un innocente! Io ho l'alibi per lui! Lui era con me quel pomeriggio! Quindi lei fa interviste, va a parlare con i carabinieri, insomma lo difende davvero a spada tratta in tutti i modi. E dirà, durante un'intervista dice proprio testuali parole: ve lo dico io come sono andate le cose! Giovanni, fino alle 5:30, era qua con me! Sono sicurissima che è estraneo a questa cosa. Cercavano un capro espiatorio a cui addossare tutte queste colpe. Ecco, l'alibi che lei fornisce e che lui conferma è che lui era tornato a casa stanco dal lavoro e stava dormendo nel momento in cui i ragazzini si trovavano nella cascina con Desiree. Questo alibi chiaramente viene confermato da sua moglie, ma gli inquirenti non sono proprio molto convinti. Quindi cosa fanno? Decidono di mettere delle cimici per intercettarlo. Sì, anche la moglie top, veramente. Cioè, veramente. Ma mica la tradiva con le facciline! Beh, lei si vede che era anche un po' succube, oppure in qualche modo, non so bene, perché non hanno specificato molto le fonti sul rapporto con la moglie, però mi viene da pensare che magari, essendo lui anche un violento,
non sono sicura, ma potrebbe essere anche che fosse violento con lei e quindi lei magari una sorta di succubanza, sottomissione, una relazione tossica sicuramente. Si immolava, no, per salvarlo a tutti i costi. Oppure può anche essere, d'altra parte, che non potesse accettare la vergogna di un marito che effettivamente si è macchiato di una cosa del genere. Quindi, pur di non accettare questa vergogna, dici: vabbè, i panni sporchi li laviamo poi in casa e intanto in pubblico nessuno deve sapere questa cosa. Cioè, in realtà ci sono molte motivazioni per cui una moglie può aver preso le difese in questo modo. Comunque sia, quello che succede è che mettono delle cimici all'interno della macchina e scoprono una conversazione tra lui e la moglie. Una conversazione durante la quale la moglie gli dice: "Oh Bibi, ma cosa ci facevi te, scusami, quel pomeriggio fuori casa? Perché io mi ricordo che tu non eri mica a casa, l'ho detto per coprirti, ma tu non eri mica a casa. Dove sei andato, eh?" Quindi lo riarrestano, lo riportano dentro e... Bella, ok, grazie, grazie mille, ci avete detto tutto, a posto così. Ora parte quello che si chiama incidente probatorio. Il 9 dicembre 2002 parte l'incidente probatorio. Ora io vi leggo che cos'è, perché chiaramente, man mano che noi portiamo avanti il true crime, è anche necessario che ci facciamo una cultura rispetto a quelle che sono le parole. Io lo sapete che non sono il genio della legge, anzi per niente, e quindi imparo man manino che seguo i casi, che studio i casi. Per esempio, oggi mi sono trovata davanti a incidente probatorio che sapevo a grandi linee che cos'era, ma non avevo chiaro il concetto. Quindi vi leggo una definizione così magari lo capiamo tutti insieme. Allora, che cos'è? È un'udienza che si svolge in camera di consiglio a porte chiuse e ha la funzione di acquisire anticipatamente e formare, diciamo, una prova durante le indagini preliminari. Lo scopo è quello di assumere una prova in una fase pregressa rispetto a quanto accade normalmente, non essendo possibile attendere fino al dibattimento. E in questo caso la prova era capire se effettivamente Erra faceva parte del gruppo oppure no. Quindi, raga, spero che abbiate capito che cos'è. Io a grandi linee, se dovessi ripetervelo, quello che ho capito è che fanno un'udienza preliminare per raccogliere delle prove e inserirle, diciamo, nel registro prove per poi andare a dibattimento dopo. Ve lo rileggo bene? Ve lo rileggo bene. È un'udienza che si svolge in camera di consiglio a porte chiuse, che ha la funzione di anticipare l'acquisizione e la formazione di una prova durante le indagini preliminari. Lo scopo è quello di assumere una prova in una fase pregressa rispetto a quanto accade normalmente, non essendo possibile attendere fino al dibattimento. Per cui diciamo che urge avere questa prova prima di arrivare a dibattimento, quindi fanno un'udienza speciale a porte chiuse in cui vedono di formare e acquisire questa prova. In questo caso, appunto, la presenza di Erra. I due minori, Nicola e Mattia, vengono interrogati tramite la procedura e accusano entrambi Erra. Ricostruiscono quindi i fatti, includendo anche Erra quel pomeriggio nel casolare. Erra, che è presente a quest'udienza insieme al suo avvocato, chiede di poter ribattere. E ancora una volta ripete di non c'entrare nulla. Tra l'altro si dimostra anche abbastanza spavaldo perché sfida il GIP a trovare le prove che fosse stato lui. Cioè gli dice: "Ah sì? Ah sì, signor giudice, allora se sono stato io, se questi due ragazzini hanno ragione, tiri fuori le prove che sono stato io." Ecco, le prove consistevano nelle testimonianze dei ragazzini perché le prove dichiarative esistono. Comunque, Erra, tra l'altro, adesso, visto che ha sfidato il GIP ha colto e gli ha detto: "Bene, noi sappiamo che sei un collezionista di coltelli, quindi hai questi coltelli, sappiamo che li hai." Quindi gli ha chiesto: "Dove hai messo questi coltelli? Ce li hai ancora in casa?" E lui dice: "No, me ne sono liberato, due li ho venduti, alcuni li ho buttati nel cassonetto davanti a casa." "Ah, sì? E perché te ne sei liberato così in fretta? Perché li hai buttati nel cassonetto?" "Ah," dice lui, "perché se no temevo mi imputassero la responsabilità dell'omicidio di Desiree." Freddo!
legato, caduto nel trappolone. Anche perché scoprono che lui si libera dei coltelli ben prima che il cadavere venisse scoperto. Quindi sapeva per forza che Desiree era ormai cadavere. Quindi mai sfidare il jeep, perché poi te frega. E insomma, che cosa succede? Che quando il jeep dice: ah, ti sei fregato, quindi adesso abbiamo la prova. Questa è proprio una prova, questa è la prova, l'hai detto tu. Cosa ha fatto secondo voi a quel punto Erra? Ha cominciato a piangere. Loser, loser fino alla fine. Veramente, fusillanime loser fino alla fine. Quindi niente, sabato 28 settembre, alla fine lui dirà, anche confermerà questa cosa, era arrivato alla cascina Ermengarda alle 15.30 e qualche sera prima aveva sentito anche lui dell'intenzione di stupro dei ragazzi nei confronti della piccola Daisy. Per cui, insomma, lui tutto quello che ha fatto, dice di aver fatto, è di andare a controllare che tutto andasse bene. Cioè dice: sì, va bene, ok, è vero, io sono andato alla cascina, sono arrivato lì che i ragazzi avevano già cominciato, no? Sapevo che volevano stuprarla, però volevo giusto andare a vedere se andava tutto bene, no? Ok, va bene. Quello che ha detto, che voleva semplicemente fare il guardone. Non è che l'ha messo comunque in una buonissima posizione neanche questa cosa. E racconta che quando arriva alla cascina trova Nicola sopra Desiree, mentre Nico e Mattia la tengono stretta per le braccia. E dirà anche che Desiree a un certo punto ha insultato Nicola ed è stato questo che ha provocato la prima coltellata. Dice che a quel punto, quando ha visto Nicola sferrare la prima coltellata, lui non ha capito più niente ed è scappato a casa. Nega comunque di aver partecipato al sequestro della ragazzina, nega di essere lì quando sono arrivati e nega chiaramente di aver partecipato alla violenza e all'omicidio. Ora, come si può ricostruire questa vicenda? Si può ricostruire considerato che ci sono delle mezze verità, delle mezze bugie, delle cose che però alla fine della fiera un po' coincidono. Poi arriveranno le prove scientifiche con il nostro amato Garofano che faranno chiarezza su tutto. Erra cambia come le mutande, come si suol dire, cambia versione in continuazione, è un uomo confuso. Perché in un interrogatorio successivo Erra di nuovo nega di essere stato alla cascina, ritratta, dice che lui aveva detto quelle cose solo perché era stato suggestionato. Poi queste suggestioni incredibili del jeep, no? Eri lì che piangevi e hai fregata. Quindi ritira di nuovo tutto. Insomma, danno tutti delle versioni discordanti. Gli inquirenti non riescono a fare una ricostruzione di questo dannato omicidio. Non riescono ad avere un filo conduttore che racconti il massacro, questo terribile massacro. E quindi, insomma, chi ha materialmente ucciso Desiree? Chi ha sferrato le coltellate? Chi invece la teneva ferma? E chi ha cercato di fare violenza sessuale su di lei? Insomma, cercare di capire qual è la dinamica. Per cui arriva il nostro eroe al tempo degli omicidi irrisolti, dei signori dei finti alibi e dei PM che spadroneggiavano in una terra in tumulto. Il genere umano invocava il soccorso di un eroe per riconquistare la verità. Finalmente arrivò Luciano Garofano, l'invincibile colonnello dei RIS di Parma, forgiato dal fuoco di mille perizie scientifiche. La lotta per la verità, gli sfrenati DNA, gli intrighi, i tradimenti, furono affrontati con indomito coraggio da colui che solo poteva trovare le prove. Va bene, insomma, c'era bisogno del nostro generale per riuscire a ricostruire sta dinamica, perché ormai non riuscivano veramente più a capirci una ceppa di minchia, considerato che tutti cambiavano versione di continuo. Garofano doveva stabilire effettivamente se l'omicidio, in primis, doveva stabilire se l'omicidio era stato commesso da una persona o dal branco, e doveva anche capire chi, insomma, bene o male aveva responsabilità di aver fatto cosa. Quindi cominciano con l'isolare profili genetici che trovano sulla scena del crimine, i RIS di Parma, ovviamente non c'era solo lui, c'era lui con i RIS di Parma.
e trovano immediatamente il DNA di Nicola Bertocchi, il nostro Nicola, che immediatamente si è dichiarato l'assassino, quindi il come dire, colui che ha compiuto l'omicidio in maniera materiale. Perché? Perché c'era del suo sangue sulle scale, lui si era tagliato con il coltello che stava usando per accoltellare la povera Desiree e quindi aveva perso sangue sulle scale. Però non c'è nessun'altra traccia degli altri, non c'è DNA né di Nico né di Mattia, né tantomeno di Erra. Però c'è un DNA di ignoto 1. San san san. Cioè c'è un DNA ignoto che viene ritrovato sul giacchetto della Desiree, una parte sul gomito e una parte sul costato. E questo DNA nel 2002, per quanto fosse stato depositato in procura, perché comunque Garofano lui raccoglie le prove e le deposita in procura, non è lui che porta avanti il caso, no? È la procura che porta avanti il caso. Quindi lui ha depositato tutto quello che ha trovato, però la procura questo secondo DNA non l'ha neanche considerato. Ci torneremo, perché poi ci sono sviluppi su questo. Comunque c'è una ricostruzione di tutta la dinamica dell'omicidio, finalmente. Allora, sì, loro chiaramente cosa fanno? Per riuscire a ricostruire tutto l'omicidio, fanno lo studio delle macchie di sangue sulla scena del crimine. Come ben sapete, adesso lo avete visto sulla serie Dexter, ma non è soltanto fantasia, in realtà è una scienza, se si studiano bene tutte le dinamiche di come le gocce di sangue si sono proiettate sulle varie superfici, si può poi ricostruire un movimento, una dinamica e un'azione, tutti i protagonisti. Allora, lui che cosa fa? Fa lo studio di tutte le macchinine di sangue e incrocia i dati scientifici con le dichiarazioni dei ragazzi, così insomma cerca di trovare la verità in questo modo. Una cosa che dirà anche in un'intervista è che le prove dichiarative da sole non reggono, ma anche le prove scientifiche hanno bisogno di un sostegno di prove dichiarative. Quindi la verità lui la trova incrociando le dichiarazioni dei ragazzi, che sembravano più attendibili, insieme chiaramente alle prove scientifiche, ed effettivamente combaciavano. La procura riesce a fare una ricostruzione da capo a partire da giovedì, a partire da quel giorno in cui i ragazzi si erano messi d'accordo per andare a commettere l'azione criminale. Giovedì i ragazzini pianificano lo stupro. Erra è presente e dà loro la benedizione. Desiree è una facile, ma sì, datele un appuntamento, tanto sarà condiscendente come le è stata con altri. Io magari posso dare un'occhiata più tardi. Questo è quello che avrebbe detto il nostro Erra. Ma se Desiree fosse stata una ragazza facile, peraltro, che bisogno c'era di usare il coltello e le fascette? Comunque, vabbè. Sabato 28 settembre Nicola, con la scusa di farle vedere una cucciolata di gatti, che poi tra l'altro anche lì, ma quanto sei un infame, quanto sei un infame, non si usano i gattini, cioè i gattini no, i gattini è veramente un colpo basso. Poi cosa fa? Si incontrano e praticamente lui gli dice: guarda, vieni anche a Scina Ermenegarda, no? Che c'è una cucciolata di gattini al secondo piano. Quindi la accompagna, lei tutta contenta di vedere i gattini. Sì, lei è stata ingenua, ma che vuoi, nel senso, non puoi sicuramente farle una colpa. Aveva 14 anni, dai ragazzi. Cioè, pensate a una ragazzina che ha passato l'infanzia con questo suo amico, che ultimamente si era dimostrato diventare, trasformarsi in una bestia, però comunque in cuor suo, come vi dicevo prima, sempre sperava che ci fosse ancora quel bambino con cui magari condivideva proprio queste cose. Cioè, i bambini tra di loro quante volte, no? Condividono i cuccioli di gattino e giochiamo con gli animaletti insieme e vieni nella cascina in campagna a vedere la cucciolata. Ma quante volte? A me succedeva milioni di volte, perché io abitavo poi in mezza campagna, c'era, avevo il mio vicino di casa che si chiamava Gianni, che è rimasto come una bella persona, per fortuna, ciao Gianni, e è rimasto una bella persona, ma con lui addirittura avevamo creato un sistema di carrucole, perché eravamo separati da una rete molto alta nelle nostre abitazioni, e quindi avevamo creato un sistema
sistema di carrucole attraverso gli alberi per passarci con un cesto i cuccioli di gattino, perché lui aveva le cucciolate, io no, quindi mi passava nel cestino i gattini con la carrucola e io tipo lì con i gattini, stavo lì un'oretta con i gattini, poi glieli ripassavo. Quindi capite che magari, cioè, se il signor Gianni, no, a 16 anni mi avesse detto, oh, magari c'aveva la cresta ed era uno poco da bene, ma mi avesse detto, oh, ti ricordi i gattini? Sai che c'è una cucciolata uguale lassù? Andiamo a vederla. Cavolo, mi avrebbe sciolto il cuore, perché ho detto, cazzo, è una vita, no, che condividiamo queste cose, sono dei bei ricordi d'infanzia, e magari mi si riaccende la speranza che possiamo tornare ai vecchi tempi. Cioè, io sinceramente avrei ceduto anch'io. Raga, avrei ceduto anch'io. Quindi non mi sento assolutamente di dire era una, non so, una tonda o cioè cascata. Cioè, qui bisogna anche fermarsi a pensare un pochino alle dinamiche emotive, psicologiche che portano anche una ragazza a seguire questo invito, no? Ci saremo cascate tutte. Non lo so, ci saremmo cascate tutte, però sicuramente Desiree è comprensibile, ecco. Comunque, i gattini è un colpo basso, perché quei gattini, veramente, come fai a dir di no a dei gattini? Fatto sta che arrivano al secondo piano, dove dovrebbero esserci questi gattini, ma al posto dei gattini c'è Mattia e Nico, con delle corde, delle fascette, con cui Desiree viene subitissimo aggredita e legata e immobilizzata. Il supplizio però inizia quando sono lì tutti e quattro, quindi quando c'è anche Erra. La spogliano, la umiliano, la picchiano più volte, cioè considerate che comunque prima di arrivare a ucciderla passa un bel po' di tempo. Quindi lei per ore rimane lì a subire le umiliazioni e le botte. L'omicidio però avviene quando Nicola tenta di fare violenza sessuale su di lei. E lei a un certo punto gli dice: mi fai schifo. Sì, anche a noi fa schifo. Fa schifo a tutti noi, ci uniamo tutti al coro di Desiree, perché sta roba fa veramente schifo. A quel punto lui si arrabbia e smette di usare il coltello per minacciarla. Si incassa così tanto che la pugnala diretto all'addome, proprio al centro dell'addome. A questo punto Mattia e Nico, che la stavano tenendo per le braccia, si spaventano perché non si aspettavano che l'avrebbe veramente accoltellata e quindi mollano la presa. Desiree coglie l'occasione per scappare e riesce immediatamente a sfuggire alla loro presa e corre giù per le scale. A questo punto interviene Erra, l'adulto, che la blocca tenendola stretta. A questo punto arriva Nicola, che ha ancora il coltello in mano, e la coltella altre due volte alla schiena. E si vede dalle macchie di sangue, dagli schizzi, che lei comunque tenta di scappare. Ci sono le sue ditate sulla parete laterale destra di tutta la cascina di lei, che in qualche modo cerca sempre di scappare. Riesce anche dopo le coltellate alla schiena a liberarsi dalla presa. Arriva fino al davanzale di una finestra, che tra l'altro diventa iconica quella finestra, e si sporge nel tentativo di buttarsi dalla finestra, che tra l'altro sarebbe stato un volo di, boh, penso, mi sembra di capire, 6-7 metri, non uno scherzo. E lei era disposta a buttarsi, stava per buttarsi, ma la riescono a riprendere e a quel punto l'hanno trattenuta e le hanno inferto le coltellate al collo, finendola, perché le coltellate al collo sono state mortali. Desiree è una martire, davvero. E io sono schifata all'idea che hanno osato darle della poco di buono. Cioè, una che si sarebbe buttata giù dalla finestra pur di non concedersi a queste bestie. Cioè, poco di buono è la gente che dice a lei di esserlo. Lo dico io. Comunque, scusatemi. A questo punto, visto che hanno ricostruito la dinamica dell'omicidio, si va a processo. Adesso parliamo un pochino delle conseguenze per i colpevoli di questo massacro. Una bimba che era una tigre, raga. Era veramente una tigre, perché ha resistito fino all'ultimo, purina. Il 19 marzo del 2003, al Tribunale dei Minori di Brescia, si tiene il processo per Nicola, Mattia e Nico, perché chiaramente loro sono minorenni, mentre Erra, essendo un maggiorenne adulto, avrà un processo a parte solo per lui.
il 9 aprile leggeranno la sentenza. Allora, 20 anni di carcere per Nicola. Nicola, quello che è colui che, diciamo, ha sferrato le coltellate materialmente. 20 anni. 18 anni per Nico. 10 anni per Mattia, perché Mattia effettivamente è stato molto utile. È solo grazie a Mattia se noi abbiamo la ricostruzione di tutto quello che è successo e soprattutto se abbiamo i nomi di quelli che mancavano all'appello, perché Nicola non avrebbe mai fatto gli altri nomi, sostanzialmente li ha fatti Mattia. E quindi gli danno uno scontolone, 10 anni. La cosa che sconvolge tutti durante questo processo, però, è la modalità con la quale viene portato avanti dai protagonisti. Ovvero, questi tre ragazzi sono incredibilmente impassibili. Cioè, solitamente, soprattutto quando si tratta di minori, hanno delle reazioni un po' drama. Cioè, c'è gente che si mette a piangere, oppure gridano no, oppure no, vi prego, cose del genere. Questi tutti e tre impassibili. Cioè, proprio così, come se gli leggessero, non so, le poesie di Natale. Cioè, proprio così. E sta cosa ha veramente raggelato tutti quanti. Sono istinti. Cioè, quando tu sei nella modalità lotta o fuggi, perché quando tu vai in adrenalina, sei in pericolo di vita, la nostra psiche si riduce all'istintualità. Cioè, diventiamo anche noi delle bestie. Le bestie cosa pensano? O scappi o fuggi. Cioè, scusami, o lotti o fuggi. Due sono le scelte. E molte volte questa è una cosa che fa parte anche della nostra biologia. Ci sono persone che biologicamente sono portate alla fuga davanti al pericolo e ci sono persone che biologicamente sono portate alla lotta davanti al pericolo e a prendere tutto di petto e magari in una fase più... io per esempio sono così, cioè in una fase più razionale, più tranquilla, se vengo attaccata e non sono in pericolo, cioè per dire vengo attaccata a distanza oppure devo pensare alle conseguenze rispetto a qualcuno che poi mi attacca, quindi sono in una condizione pacifica, a grandi linee, tendo a dire no vabbè, la svio, no ma io non avrei mai il coraggio di mettermi a come dire, a combattere, a lottare, mai farei. Poi se invece mi trovo in adrenalina io divento una cazzo di bestia, cioè mi sorprendo anche di me stessa e arrivo a compiere delle azioni di presa di pancia che razionalmente non farei mai. Quindi bisogna davvero trovarsi in una situazione per capire come si può reagire a una cosa del genere. Secondo me non è detto che se l'avessero violentata sarebbe sopravvissuta, magari l'avrebbero ucciso ugualmente. Comunque, cioè, io vi dico, se dovesse succedervi, il trucchetto che chiaramente ognuno reagisce come vuole, io non vi voglio dare delle guide, non seguite me perché proprio magari viene fuori che vi do i consigli sbagliati, però per in base alla mia esperienza il trucchetto è fargliela credere, cioè ha sempre funzionato. Se ti vogliono stuprare, loro vogliono stuprarti, non vogliono che tu ci stia. Quindi il trucchetto è fargli credere che tu ci stai, così questi innanzitutto ci perdono gusto, in primis. In secondo luogo abbassano la guardia perché vedono che non ti difendi, a quel punto è il momento di colpire. Ma colpire per uccidere, cioè colpire, non colpire. E ognuno li colpisca come vuole, non scendo nei particolari. E li spiazzi, esatto, perché loro si aspettano che tu combatta, si aspettano che tu ti divincoli, è anche lì che godono nella prepotenza. Immaginatevi un omone grosso contro il quale non avreste nessuna speranza. Tutti hanno dei punti deboli, le dita negli occhi, le palle. Così hai torto tu, non me ne frega un cazzo, mi salvo la vita. Cioè, nel senso, a una certa... Dico, sai, mi faccio stuprare per aver ragione? Ma stai scherzando? Cioè, in 4 contro una ragazzina, ecco, così diventa un po' diverso. 4 contro 1, sì, ne puoi fregare uno, ma puoi fregarne due, ma se ci sono altri due, lì un po' è difficile uscirne bene. Se siete vittime di un'aggressione, la prima cosa che dovete fare è andare in ospedale al pronto soccorso, anche se non state male. Andate al pronto soccorso, fatevi segnare tutti i danni che avete sul corpo, in modo tale da poi avere una prova in caso doveste andare in tribunale.
in caso, perché non è detto, eh. Vi dicevo, no, che i tre ragazzi, insomma, poi dopo ricorrono in appello, riescono ad avere una piccola diminuzione, ovvero 18 anni per Nicola, 15 per Matteo. Scusatemi, 15 per Nico e 10 per Mattia, che rimangono 10. Però Erra, durante il suo processo, si dimostra il pusillanime che è, perché appunto fa la drama queen. Lui chiaramente fa un processo a giugno del 2003 nel tribunale per i grandi, no? Fa show patetici, sceneggiate, invoca pietà, fa insomma tutti i drammi, detto, oh, aiutatemi perché non volevo, mi dispiace. Così, nel che sbavava, cioè una cosa terribile. Ma insomma, nonostante le sue preghiere, in primo grado il giudice lo condanna all'ergastolo. Dai, ergastolo in culo. Solo che nel 2004 fanno il processo di appello ed Erra viene considerato come un mero spettatore dell'omicidio. Quindi da ergastolo lui si prende 20 anni. E insomma, Garofano aveva messo tutte le prove, aveva anche considerato la stazza di lui dalle macchie di proiezione sul muro. Quindi c'era un adulto che stava trattenendo la ragazza mentre l'altro la coltellava. Perdonami, ma se tu tieni stretta una persona mentre un altro la accoltella, sei allo stesso livello di quello che la accoltella. E poi sei anche un adulto, quindi. Ma aspettate, in Cassazione cambia la sua posizione e arrivano a un punto, diciamo, di mezzo. 30 anni, si prende 30 anni, non più l'ergastolo, ma 30 anni. Che differenza c'è? Che l'ergastolo sono 30 anni sicuri, mentre 30 anni potrebbero diminuire, potrebbero esserci degli sconti di pena, se sei bravo e tutto il resto. Insomma, la cascina, epilogo, la cascina viene abbattuta, al suo posto ora c'è un complesso residenziale. I Piovanelli si sono trasferiti poco più in là per non vedere più, diciamo, le facce di chi ricorda loro questa tragedia. E a questo punto le fonti non ci sono più. Io volevo trovare un'informazione, ci ho messo un'ora, poi ho detto va a cagare, perché non sono riuscita a capire se questi quanti anni di prigione si sono fatti. Io so che ora sono usciti i minorenni, sono tutti fuori. Bavassori pare, da un'intervista che era quello che si doveva fare, 18 anni, pare che si sia fatto 10 anni. Poi nel documentario di History dicono che Mattia è uscito nel 2005, quindi si è fatto solo 2 anni di carcere. Mattia ne aveva 10, se ne è fatti solo 2. Però non trovo fonti che confermino questo, quindi non lo so. E Nicola, boh. Nicola, boh. Cioè Nicola aveva 20 anni da fare, poi non scontati a 18, ma chi lo sa. Bravo Pietro. E il DNA di Ignoto 1? Allora, c'è appunto questo Ignoto 1, che non è Bossetti. Il padre di Desiree, Maurizio Piovanelli, negli anni è sempre stato convinto e ha detto anche in varie interviste in TV che dietro l'omicidio, sì è vero, lo hanno fatto i ragazzini, ma dietro l'omicidio ci doveva essere per forza un mandante legato al mondo della pedofilia. Perché innanzitutto questa traccia di DNA è maschile, quindi abbiamo un DNA estraneo maschile che non appartiene a nessuno dei ragazzi che è stato messo in carcere. E la procura comunque non l'ha mai presa in considerazione. Gli avvocati del caso quindi hanno cercato di far riaprire nel 2019 un'indagine bis. E ci sono riusciti, anche perché un'altra persona, un residente di Leno, un imprenditore, a gennaio del 2019 aveva scritto una lettera firmata alla procura in cui indicava come possibile mandante un noto pedofilo che era appunto nel giro di Leno e che faceva rapire le ragazzine da altri ragazzini. Lui pagava i ragazzini perché questi le adescassero, le rapissero, e poi le mandava a prostituirsi per i festini. C'era un gran giro di droga e i festini, capito, magna magna. Perfetto. Insomma, altri testimoni, tra l'altro, hanno confermato che a Leno ci fosse questo giro di pedofilia e di festini, e il padre riesce a far riaprire un'inchiesta bis. Quando la apre, a Leno compaiono dei cartelli minatori nei confronti del papà. Sei un burattino. Gli scrivono vigliacco, insultano le forze dell'ordine che hanno accettato di indagare, insultano i poliziotti e i carabinieri che indagano,
Gli lasciano addirittura davanti a casa il fantoccio con un teschio, lo minacciano e qua il mistero si infittisce. Quindi, forse, cioè, c'era qualcosa a Leno che non doveva venire fuori. E poi se la prendono anche con quel concittadino, con quell'imprenditore che ha fatto il nome del pedofilo, anzi quello ben che viene minacciato. Ma io ho una domanda, Aleno, tutto bene? Cioè, a posto? Fatto sta che, vabbè, nel 2020 il PM era cambiato, non c'era più quella tosta, il PM era cambiato, sono passati anche 18 anni, il PM ha fatto archiviare il caso perché ha detto che sono solo dicerie di paese. Breve storia triste, finita. Io ho il dubbio che questi festini siano partecipati da persone che hanno le simpatie delle procure. Perché non è possibile che ogni volta che ci sono di mezzo prostituzione minorile e i festini con la droga e i festini a cui partecipano i VIP, i politici, le procure, no, archiviamo, tutto sotto il tappeto, tutto sotto il tappeto. Il DNA è una diceria di paese, hai capito? Tutto insabbiato. Queste sono le procure in Italia. Benvenuti nel mondo della giustizia. La mia idea è che sicuramente sono stati i ragazzi, cioè è ovvio che siano stati i ragazzi. Ma anche se dietro l'omicidio di Desiree non c'era questo pedofilo, mettiamo anche che non c'era il pedofilo dietro al caso di Desiree, ma comunque è venuto fuori che c'era un pedofilo che organizzava festini e, come dire, agganciava le ragazze in questo modo. Se Desiree era una vittima che in qualche modo ha scoperchiato il vaso di Pandora e avrebbe permesso a tante altre ragazze di essere salvate col suo sacrificio, è andato tutto in fumo. Completamente tutto in fumo, perché nessuno è fregato un cazzo. Vi dico anche la parte di Nico, perché è molto interessante. Vi ricordate che Nico ha sempre negato il suo coinvolgimento nel caso di Desiree? Ha sempre detto: io non c'entro niente, io non sono mai stato lì. Guarda, non ha mai detto una parola, contrariamente agli altri, zero. C'è anche da dire una cosa: non ci sono prove scientifiche che leghino Nico all'omicidio. Nico è uscito e gli hanno fatto un'intervista in cui lui chiaramente non si mostra, perché comunque quando è stato incarcerato era un minore, quindi non è riconoscibile e in qualche modo cerca di ricostruirsi una vita. E lui in questa intervista dice, leggo testuale: io in quella cascina non ci sono mai stato, né ho mai visto il corpo di Desiree. Non so se all'epoca sia stato commesso un errore nelle indagini, ma già il fatto che io non fossi presente significa che c'era qualcun altro al posto mio. Dicono che ho fatto un sacco di cose, ma non sono mai state trovate prove a riguardo. Sono sempre stato dell'opinione che se sbaglio devo chiederti scusa, ma se non ho sbagliato, perché devo chiederlo? Sono anni che penso di cercare giustizia per ciò che mi è stato fatto, ma non ho intenzione di muovermi per poi eventualmente perdere. Se farò qualcosa, sarà quando avrò la certezza di vincere. Altrimenti significherebbe perdere il lavoro e quei pochi amici che mi sono fatto negli anni tra mille sacrifici. Non lo so se è un sollecito, non lo so. Perché a me il discorso non ho intenzione di muovermi per poi eventualmente perdere me puzzo. Perché se tu sei sicuro della tua verità, in un modo o nell'altro sei convinto che troveranno le prove per verificarlo. Cioè sei quasi da dire: dai, mi butto, tanto comunque le prove scientifiche ci sono, le troveranno, sicuramente mi scagioneranno. E quindi, non so, questo discorso un po' paraculo mi ha lasciata così. Però d'altra parte ha ragione a dire che lui non ha mai confessato niente, che sono solo gli altri ad averlo incolpato, averlo messo in mezzo, e non ci sono prove scientifiche che lo collegano all'omicidio. Faccio fatica a esprimermi, faccio davvero molta fatica a dirvi che cosa penso rispetto al ruolo di Nico, perché lui si è sempre tenuto abbastanza in disparte e non so se è stata una buona tecnica oppure sia realmente innocente, strana ai fatti. Vi dico qual è la mia idea.
Desiree è stata presa da questi ragazzini, in più Erra, che comandava il gruppo, li aveva manipolati, faceva il capoccio e tutto il resto. Non credo che c'entrasse il giro di pedofilia. Ma se comunque questo caso ha fatto emergere la presenza di casi di pedofilia che sono stati denunciati in procura, sì, legati al caso Desiree, ma comunque esistono, la procura avrebbe dovuto aprire un fascicolo di indagine sulla pedofilia a Leno, cosa che non ha fatto. Dico, va bene, non è collegato al caso di Denise, ma cosa insabbi? Cioè, cosa metti da parte? Anche se non è legato a Desiree, ma indaga su sta cosa che ti viene detta da più di una persona, se non hai niente da nascondere o da coprire nessuno.